Salve a tutti! Io sono Federica e lei è mamma Ralita. Sawadika! Oggi portiamo avanti una nuova lezione di thailandese. Se vi siete persi gli scorsi video, li trovate qui sotto in descrizione oppure sulla pagina apposita sul blog myfedesign.com. Oggi impareremo i giorni della settimana in thailandese. Qui sotto potete trovare un PDF dove sono riportati i termini in italiano, la traduzione in thailandese e la trascrizione di come si legge. Pronti? Allora cominciamo! Giorno! Wan. Lunedì. Wan chan. Martedì. Wan ang khan. Mercoledì. Wan put. Giovedì. Wan pa ruhat sa bodi. Venerdì. Wan suk. Sabato. Wan sao. Domenica. Wan atit. Settimana, termine colloquiale. Atit. Settimana, termine ufficiale. Sabda. Come abbiamo visto nello scorso video dei colori, anche per i giorni della settimana il giorno si dice sempre con la parola one più il nome del giorno. Non si dice mai solo lunedì, ma si dice sempre il giorno lunedì. Voglio inoltre fare un piccolo appunto sul termine giovedì. Abbiamo visto poco fa che giovedì si dice Wan pa ruhat sa bodi. Però in realtà nell'uso colloquiale, nell'uso comune, i thailandesi dicono solo Wan pa ruhat. Invece per quanto riguarda gli ultimi due termini, c'è da tenere conto che in thailandese ci sono diverse parole che possono essere tradotte con più termini, a seconda del contesto in cui deve essere utilizzata quella determinata parola. In questo caso il termine settimana può essere detto sia con la parola atit, che è il termine utilizzato normalmente nel linguaggio colloquiale, oppure anche come sabda nei documenti ufficiali. La particolarità di questo ultimo termine però sta nel fatto che può essere letto in due modi. Sentiamo un attimo la diversità tra le due versioni. La prima versione, abbiamo detto, l'abbiamo visto poco fa, si dice sabda. Però può essere anche letto come sabada. Entrambi i termini sono corretti. Scegliete quello che volete usare di più, anche se personalmente io ho sempre sentito dire sabda. Per oggi abbiamo finito. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace qua sotto, di iscrivervi al canale e di passare sul blog per scoprire altre curiosità sulla cultura thailandese. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Sawadika!